Ciao, mi chiamo Carlo. Oggi studiamo due tipi diversi di ghost note da fare con lo slap. Vi sono diversi tipi di ghost note da prendere. In questo video te ne farò vedere due. La prima è la più tradizionale, quella in cui noi colpiamo col pollice e anziché far uscire una nota, appoggiamo la mano sinistra senza schiacciare la corda e creiamo questo tipo di suono. Attenzione, se schiaccio troppo con la sinistra mi uscirà la nota, se schiaccio troppo poco rischio che mi esca un armonico, soprattutto se sono più o meno ai tasti 5, gli armonici escono molto facilmente. Per evitare questo, posso già solo il fatto di appoggiare, anziché un solo dito, già un secondo dito mi aiuta molto. Ok? Quindi esercitiamoci con questo. Quindi nota suonata, nota in ghost, denominata con la lettera T sotto del thumb, perché faccio thumb con la mano destra. Però verrà la X di ghost note perché non ha un'altezza su qualunque corda. Il secondo tipo di ghost, molto interessante, viene fatto invece con la mano sinistra, viene denominato con la lettera H di Hammer, quindi la X con sotto l'H, e viene fatta con la mano sinistra. È abbastanza difficile, nel senso che normalmente esce la notina, invece bisogna pensare, io la penso anziché sulle punte, più su questa parte qua. Appoggiarla in maniera di far uscire questo suono sordo. Ti viene probabilmente molto facile se giri la mano e provi a farla così. Questo è il suono da ottenere. Il difficile è farlo dall'altra parte, chiaramente. Quindi, quando suono una nota o nota suonata, ghost con la sinistra, hammer, e ghost con la destra, thumb, T. Esercitiamoci mettendoli in fila. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Questo qua ci porterà poi a suonare delle cose molto veloci. Quando soprattutto poi magari mettiamo ancora una quarta, una terza ghost note. Cioè quella strappata. Forse c'è un altro mio video dove ne parlo, provo ad andarlo a cercare. Andiamo ad analizzare nel metodo l'esercizio che propongo ed è anche una lettura ritmica, quindi è comunque un ottimo esercizio. Viene suonata nota, hammer, ghost, poi nota, hammer, ghost, ghost, nota, hammer, pausa, ancora un colpo, 3 e 4. Quando vado a cercare di farlo più veloce, mi può essere comoda una scrittura per sedicesimi, che è quella che metto nel secondo esempio. Alla fine è la stessa cosa. Nell'esempio è un po' più difficile perché vado a inserire anche delle altre cose ritmiche abbastanza complesse. Però anche qua è un esercizio di lettura ritmica, esercitiamoci su questo e poi pian pianino questo movimento con le due ghost note. Pian pianino lo miglioreremo. 3 e 4. Grazie.
Grazie per aver visto questo video. Gli esercizi che abbiamo fatto sono contenuti nelle prime pagine del mio ebook Easy Slap. Qui sotto ti metterò in descrizione i link per poter andare a vedere delle altre pagine, degli altri video in cui ne parlo, degli altri esercizi di cui faccio vedere come suonarli. Se ti va, metti un like al video, iscriviti al canale e ci vediamo al prossimo video.